Ciao ragazzi, benvenuti su Cartesia. Oggi farò vedere un tutorial davvero facilissimo per realizzare una busta da lettere con il cuore. Penso che sia davvero un bel pensiero da fare a una persona speciale, quindi farò vedere veramente in poche mosse come realizzare questa busta da lettere. Io ho decorato la busta da lettere così. Voi potete dare largo spazio alla vostra fantasia decorando la busta da lettere come volete, oppure potete personalizzarla con delle scritte. Fate quindi un po' voi, mi raccomando, largo spazio alla fantasia e quindi se siete pronti a realizzare la vostra busta da lettere, continuate a seguire il tutorial. Prendete un foglio A4, il normale, diciamo, foglio da fotocopie, e dovete creare un triangolo. Quindi portate il foglio dal basso verso l'alto, formando un triangolo in questo modo. Quello che a noi interessa è questa linea che si è venuta a formare. Quindi aprite il vostro foglio e piegate nuovamente il vostro foglio, questa volta a metà in corrispondenza della linea che si è venuta a formare. Quindi pieghiamo il foglio così. Piegate bene. Aprite il vostro foglio così e adesso dobbiamo piegare il foglio a metà in corrispondenza di questa linea. Quindi pieghiamo il foglio a metà in corrispondenza della linea che si è venuta a formare. Girate il foglio così e piegate il vostro foglio a metà. Aprite il vostro foglio e giratelo dall'altro lato. Questa volta dobbiamo formare due triangoli, quindi dal basso dobbiamo portare il foglio verso l'alto e quindi verso il centro, sia da un lato che dall'altro. Girate il foglio dall'altro lato e lo dovete piegare in corrispondenza di questa linea, quindi la punta deve corrispondere a questa linea che si è venuta a formare. Quindi pieghiamo il foglio e girate il foglio dall'altro lato. Dobbiamo formare questa volta due triangoli aprendo il foglio così e piegandolo. Quindi aprite e schiacciate verso il basso il vostro foglio. Adesso dobbiamo inserire il foglio all'interno, quindi formando altri due triangoli, sia da un lato che dall'altro. Quindi inseriamo il foglio all'interno formando un triangolo. Una volta fatto questo, dobbiamo formare due triangoli interni, piegando il foglio verso l'interno, così, sia da un lato che dall'altro. Quindi piegate il foglio e girate il foglio dall'altro lato. Adesso dobbiamo piegare il foglio sia dal lato destro che dal lato sinistro, semplicemente così, quindi allineandolo al foglio, quindi allineandolo vicino al cuore. Quindi sia da un lato che dall'altro. Viene semplicemente allineato. Adesso portate verso l'alto il cuore, quindi pieghiamo piano piano il cuore così verso l'alto. Prendete la vostra colla e incollate la busta da lettere ai lati, quindi facciamo in modo che la possiamo sigillare sia da un lato che dall'altro. Quindi ai bordi applichiamo la colla. Una volta fatto questo, dobbiamo semplicemente piegare il foglio a metà. Così. Facciamo aderire bene il foglio con la colla e voilà, la vostra busta da lettere è pronta. Come vedete, creare una busta da lettere con un foglio A4 è davvero semplicissimo. Potete poi decorare come volete la vostra busta da lettere. Quindi spero che questo tutorial vi sia piaciuto, ma soprattutto spero che questo tutorial vi sia utile. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi!